Benvenuti nel torneo di sfilate di Fortnite più grande d'Italia. Questa sarà la prima di tante sfilate che faremo ogni mese. I primi tre classificati di ogni sfilata passeranno alla fase finale che ci sarà a dicembre. Ci saranno tantissimi premi in palio come V-Bucks ed altre sorprese, quindi godetevi il video e provate a partecipare alle prossime sfilate che faremo. E signori, inizia quindi ufficialmente il primo torneo della storia di YouTube Italia delle sfilate pazze. E signori, il primo tema è il tema oro. Primo tema che ci ha dato il signor Refe è il tema oro. Quindi dobbiamo cercare una skin che sia completamente... Ragazzi, il tema è oro. Dorata, che abbia un minimo di stile, che sia magari la bananita tutta dorata, non lo so. In queste sfilate io sono scarso, quindi mi serve una grande mano, perché voglio partecipare pure io al mio stesso torneo, sperando di vincere. Bella questa. Questa ha tanti dettagli in oro, raga. Poi con la rosellina siamo perfetti. Siamo perfetti, ci serve solo il piccone oro. Abbiamo pochissimo tempo per metterlo, però dobbiamo sbrigarci, perché essendo un torneo le persone devono essere forti, ok? Le persone devono essere forti, perché in questo torneo appunto ci sono tantissimi V-Bucks in palio. Poi vi spiego tra poco come funzionerà, però concentriamoci a mettere la skin oro. Posso dire che c'è un bro che non si sta cambiando e tra poco lo stompo? Ok, io ci sono, sono super bello, raga, fidatevi, cioè posso vincere a mani basse. Allora signori, il momento sta per arrivare, stanno per scadere i minuti che avevano a disposizione i nostri players per vestirsi, diciamo, per completare i loro set. Io vedo qua un po' di robe, tra l'altro potevano mettersi vicine. Allora no, ragazzi, dovete stare davanti ai vostri armadietti, non dovete seguire me, dovete stare davanti ai vostri armadietti. Onestamente ragazzi, è un bel set, onesti, a me piace un botto. Esatto, non ve l'ho detto ancora, ma dovete stare davanti agli armadietti, ragazzi. Appena uscite e mettete la skin, non allontanatevi, rimanete davanti al vostro armadietto, che poi passerà il ref e ci valuterà tutti quanti. Ragazzi, ma cosa dovete capire di star davanti ai vostri armadietti esattamente? Perfetto, il tempo è scaduto per cambiarvi. Oh mio Dio, questo mi ha copiato. Bananita, pure tu, vieni qua. Fermo qua davanti, non ti muovere, rimani lì. Stai buono lì. Oh, ce l'abbiamo fatta. Inizia quindi la valutazione, Refe. Buona fortuna. Tu non sai quale skin sono, ovviamente. Ah no, c'è il nome, mi sa. Leggi il nome. No, io non vedo. Ok, li vedo solo. È bellissimo, allora. Allora, io partirei da quest'aura qua. Ok, vado da lei. Allora. Intanto ricordo che bisognava mettere backpack, emote e tutto quanto, ok? Esattamente. Ah, tu mi hai appena flexato una zero vittoria royale, ok? Buono. Con la corona. E io... Per compassione, per sostegno, gli dico: bravo brother, hai fatto bene. Passiamo a quest'altro. Allora, questo qua non mi sta simpatico per due motivi. Uno, perché continua a muoversi, okay. Però devo dire che il set l'ha fatto abbastanza bene, però è un copione quello, secondo me, Mi segui, ti ammazzo. Vedi, funziona così. Se mi segui ti sparo. Perfetto. Allora passiamo alla bananita. Ok, bello. Mi piace, sai che mamma mi piace mia, il backpack è clamoroso, bellissimo. Ma bellissimo. Mi sa che ha copiato pure lui qualcuno, Io non vorrei esserne troppo sicuro. No, quanta gente ci non ci sono molti. Comunque, mi fai un balletto, per favore? Non mi fa il balletto. Non mi vorrà fare il balletto. E allora l'avremo uccidere. Ok, mi piace. Prossimo. Ecco, cosa è? Bello, il backpack è lo stesso della bananita, mi sembra. Mi sa che bananita qua copia. Cioè, sta meglio su di questa skin, devo dire. Sta meglio, diciamo, su questa skin. Che questa skin è candidata alla vittoria, mi sa. Non lo so, è bravissima, secondo me, poi non lo so. Allora, ok, qua abbiamo qualcuno che forse non ha ben capito il tema oro, ok? Ma io elimino tutti dopo, capito? Ah sì, fai bene. Mentre giudichi le skin, comunque, io ricordo un attimino a tutti come funziona questo format di questo torneo. Stiamo facendo il primo round in assoluto, il primo torneo, la prima fase del torneo. I primi tre classificati di questo video parteciperanno alla finalissima che ci sarà a dicembre. Ogni mese faremo un video diverso sulle sfilate e tutti i primi tre partecipanti arriveranno a competere in questa finalissima di dicembre, in cui ci saranno questi V-Bucks in palio. Allora, qua abbiamo uno Skull Trooper d'oro che mi piace. Con molta calma. Andiamo avanti, perché qua vedo ancora un paio di player, onestamente. Mentre tu giudichi, io faccio anche un giretto, guardo un po' le skin, voglio vedere cosa hanno messo e cosa stai giudicando. Guardate qua. Allora, Peter Griffin, devo dire la verità, non mi fa impazzire. Non è oro, però
ho in mente già chi dovrò eliminare. Ecco, mettiamola in questi termini. Siamo arrivati all'ultima skin, che è un Mida, penso. Penso sia un Mida. Sai che forse ce n'hai un'altra al centro? Che cosa fa questo? C'è uno dell'armadietto al centro, bro, esci. Ma che cavolo? C'è uno che fa nell'armadietto centrale, non capisco. Bro, esci. Ad Armacau 502, esci, bro. Ragazzi, state davanti agli armadietti, per favore. C'è uno che è entrato nell'armadietto. Allora, quello che è uscito questo armadietto è per forza ucciso, perché non si può cambiare le robe. Perfetto. Allora. Quindi, Aura. Aura è andata fuori, ma per due motivi. Uno, perché non mi piaceva skin. Due, perché comunque non ci si può entrare nell'armadietto dopo che ho valutato. Poi. Allora, lui. Tu, skin qua, passata, ovviamente. Banani. Immagino che sia Lollo dopo questo. Ok, potrebbe avermi sgamato, ragazzi, ma ho fatto un bel set, dai, oggettivamente. La bananita però ne ha fatto uno che è veramente bello, eh. La bananita però è la migliore, secondo me. La bananita tanta roba. Va benissimo. Questo supereroe qua purtroppo per me ha sbagliato. Aspetta. No, tu sei morto, mi dispiace. Lui ha cambiato skin. Tu avevi un'altra skin. Oddio. No, Nicky, eliminato. Ah, ok. C'è Armacau al centro che ha deciso di essere giudicato sulla corona. Lui vuole essere giudicato per qualche motivo, non lo so. Non capisco chi pensa di essere. Il re, non lo so, il re delle sfilate. Ma bro, allora, a parte che... scendi giù, zio Pera. Vai davanti all'armadietto. Che tanto hai fatto anche un bel set. Però mi dispiace, ma ci hai messo un po' troppo a farlo. Che cavolo, scusami, Lollo. No, però qua bisogna anche essere un po' oggettivi. Ci hai messo troppo a farlo. No, vai tranquillo, anche perché ogni mese, appunto, ci sarà un ospite diverso e giudicherà i tre migliori da mandare al torneo finale. Quindi tu sei liberissimo, puoi decidere tu di andare in finale. Il Broly comunque direi che passa al nostro Skull. Il nostro Peter Griffin per me ha sbagliato totalmente skin. Mi dispiace dirlo. Abbiamo l'ultimo Mida invece, che devo dire la verità non mi dispiace per niente. Quindi Mida, vieni qua in mezzo. Ora c'è da decidere in pochi. C'è da decidere con il deltaplano, ragazzi. Io l'ho cambiato il deltaplano. Faccio un check al volo. Spero che l'abbiate cambiato. Sì, mamma mia, se ce l'ho il deltaplano, ragazzi. Perché non si può più cambiare, ragazzi. Chiunque adesso entrerà in un armadietto verrà eliminato. Io ricordo questa cosa. Quindi uno alla volta, salite per favore. Perfetto, io vado per ultimo. Prego. Bello, lo Skull ha fatto un ottimo lavoro. Prego, venga. Un altro. Bananita. Vada, signora banana, voglio vedere il suo deltaplano. Sono curioso anch'io. Anche perché siamo rimasti in quattro. Oh, mi ha copiato. Vabbè, l'ha copiato. Dai. Avanti il prossimo, ragazzi. Mida, venga. Vada, Mida, voglio vederti. Voglio vedere chi può battermi. Ok. Avanti l'ultimo. Vado io. Io mi posso giustificare dicendo che il mio set è pulitissimo. Guarda come ci sta bene questo deltaplano, allora, su questa skin. Tutti giù. Allora, ragazzi, qua lo Skull e Mida hanno fatto un ottimo lavoro. In realtà anche la banana e Lollo. Il problema è che hanno usato lo stesso deltaplano. Potevano essere un po' più Allora vediamo un po' se vi siete ricordati di mettere la skin army. Ok. Non esce sul... non esce qua. No, la skin army non serve in questo torneo. No, non dici che serve, non serve. La scia serve. Ecco cosa serve. Serve proprio la skin army, devo essere onesto. Guarda la scia, vedi, quando non prendi il deltaplano, la scia dorata. Sono convinto che serva la skin army, Lollo Pollo. Ma serve in che senso? Però non si vede, c'hai fortuna. Sei fortunato. Allora. Direi che devo eliminare uno di voi. Ok. Serve. Devi mandare uno di noi al baratro. Ok, siamo rimasti in quattro. Tre di loro andranno in finale. O tre di noi, allora, non lo so. Fermi tutti. Allora, voglio che tutti quanti mi facciate un emote che mi dimostri che voi siete ricchi. Ok, che mi dimostri la vostra ricchezza. Mi piace come cosa. Aspetta che la trovo. Un emote che dimostri la vostra ricchezza, per favore, gentilmente. Allora, un emote che dimostri la mia ricchezza, il signor Efe vuole. Ok, cerchiamo qualcosa di consistente, qualcosa di figo. Il problema è che cercare le emote qua, raga, è davvero difficile, eh. Però con calma che lo trovo, ve lo giuro. Ok, ce l'ho, tranquilli. Troverò qualcosa per forza. Basta andare qua, fidatevi, ce l'ho. Cosa c'è più costoso di una navicella spaziale? Cosa c'è più costoso di un UFO? Nulla. Hai fatto proprio apposta per farti eliminare, Lollo, vero? No, stavo palesemente scherzando, ragazzi. Non so se l'avevate capito. Era una gag quella della... Devo trovare... La banana intanto mi spacca perché c'ha il cuore d'oro, guardalo. Pam, bello, carino. Ah, signor Eve, lei intanto giudichi gli altri. Io sto cercando il mio paletto, non si preoccupi. No, sto cercando di capire lei perché io ho già giudicato gli altri. Suggerimenti in chat, per favore. Suggerimenti in chat, ragazzi. Ok.
Ok. Oh. Ci siamo. Coppa dorata, super forte. Allora, 3 milioni di euro di World Cup. Devo valutare il complesso, giusto? Il tema era oro. Esatto. Purtroppo quello che mi sembra meno oro di tutti è che ha preso Nemot, che ha già copiato, vabbè, a parte che fanno tutti questi. Allora, ragazzi, è brutto da dire. È brutto, è difficile da scegliere, ma quello che tra tutti è meno oro. Mi passa meno la ricchezza, sei tumida. Mi dispiace. Le altre skin in realtà io, se dovessi scegliere un vincitore Lollo, mi dispiace, sceglierei la banana. La banana ha fatto... No, ma fai il podio, fai pure il podio, fai primo, secondo e terzo, non ti preoccupare. Il podio è primo, secondo, terzo, perché ero in ordine. È bello, ma è un po', come si dice, un po' troppo basilare, capito? Non sì, ci ha messo in effetti non ha messo del suo, cioè è solo lo school. Non c'ha manco lo zaino, un po' così. Direi che abbiamo fatto un'ottima sfilata, ho già dato ottima sfilata, hai dato i vincitori che si vedranno quindi in finale. Segniamoci subito i nickname. Complimenti ragazzi, siete direttamente alla finale di dicembre. Se ricordate, lo mettete una sveglia, non lo so. Bomba, ci vediamo in finale ragazzi per l'opportunità di vincere tutti i V-Bucks più prestazionali e forti di Fortnite. Ci vediamo alla prossima sfilata di maggio, a questo punto, perché quella di aprile ha giudicato i vincitori. Ciao a tutti ragazzi, grazie per la partecipazione e forza Roma. Ciao ciao.